I campi magnetici, un tema di grande attualità. Nel polo universitario savonese è stata realizzata una nuova apparecchiatura per misurarli. Da Savona, Stefano Picasso. Nella sede del polo universitario di Savona è stato interamente progettato e costruito un misuratore di campi magnetici dagli ingegneri Giampiero Suetta e Valerio Siri. Ingegnere Suetta, che cosa si differenzia questo apparecchio da quelli attualmente in commercio? Questo strumento ha delle caratteristiche molto particolari, può misurare le tre componenti del campo magnetico e ne può valutare anche la direzione. Oggigiorno si parla molto di campi magnetici e della loro pericolosità. Certamente pensi, voglio dire, nell'ambiente domestico, il frigorifico, la lavatrice, la lavastoviglie, oppure pensi per andare in grande a campi magnetici di grande intensità, ai tralicci per esempio dell'alta tensione, anche lì ci vogliono le distanze di sicurezza, e comunque un argomento aperto questo. Lo strumento è stato ufficialmente presentato nell'aula telematica del polo universitario di Savona. Ingegner Siri, in che cosa consiste questa apparecchiatura? È praticamente costituito da un sensore e da un apparato elettronico che dà il valore del campo magnetico. Il nostro obiettivo è quello di riuscirlo a commercializzare. La speranza, speriamo, non sia vanificata. Ecco. La